Per attivare i servizi WeConnect e usufruire di tutti i vantaggi, occorre primariamente scaricare l'applicazione WeConnect da App Store in caso di iPhone o da Play Store in caso di Android. Una volta scaricata l'applicazione, mettere in moto l'auto. Nel display, aprire il menu a tendina. Se non appare subito la scritta sfera privata massima, aspettare qualche secondo. Impostare poi la privacy nella modalità condividi la mia posizione. Dopodiché, cliccare sul menu e selezionare utente. Accertarsi che la macchina sia connessa, ovvero che l'icona del mondo non sia grigia scura ma bianca. Cliccare su nuovo utente e registra. Accertarsi di poter scaricare le mail dal proprio cellulare e tenere a portata di mano tutte e due le chiavi del veicolo. Inserire poi la propria mail personale e scegliere una nuova password. Accettare le condizioni e cliccare su Crea e accedi. Inserire poi tutti i dati personali: nome, cognome, data di nascita e paese di residenza. Accettare poi le condizioni, cliccare su Crea e accedi e l'account è ora in fase di creazione. Viene poi inviata una mail sul cellulare per confermare l'indirizzo di posta. Una volta verificata, in automatico viene caricato il profilo utente anche nell'auto. Accettare e abilitare i dati per WeConnect e scegliere un PIN a scelta. Per attivare tutti i servizi è necessario stipulare il contratto WeConnect, che è assolutamente gratuito per il primo anno, accettare le condizioni e diventare utente principale. Prendere poi a portata di mano le due chiavi. Il sistema chiederà di rilevare prima una chiave e poi la seconda che è inserita. È importante spingere bene il lucchetto di apertura. Ora il veicolo è stato attivato e WeConnect è stato installato correttamente. Cliccare su Sincronizza. È ora possibile accedere all'applicazione WeConnect dal proprio smartphone. Accettando e leggendo tutte le condizioni, viene poi richiesto di inserire la propria mail la propria password scelta in precedenza e consentire l'accesso al telefono. Una volta confermato, è poi possibile utilizzare anche impronta digitale o Face ID e vedere tutte le funzionalità e servizi della propria auto sul proprio smartphone.